8 febbraio 1931 nasce James Dean, icona ribelle, raggiunge il successo nel 1955 con il suo primo ruolo da protagonista ne La Valle dell'Eden. Simbolo delle irrequietezze giovanili in gioventù bruciata, l'ultima pellicola in cui lavora è Il Gigante, che uscirà nelle sale nel 1956. Muore a soli 24 anni, il 30 settembre 1955, in un incidente automobilistico sulla statale 46 in California. Arriva sul grande schermo, con tutta la prepotenza del personaggio, il tema del problema giovanile e soprattutto con un linguaggio moderno. Qualche anno prima Salinger aveva scritto Il giovane Holden e il neorealismo in Italia poneva, con linguaggi e con modi diversi, sempre il tema del disagio giovanile. Ecco, oggi, a distanza di tanti anni, dopo il periodo dell'impegno politico, del riflusso e poi della globalizzazione di una gioventù che in questo momento si trova massificata e forse anche un po' spaventata, ecco, la figura di James Dean e soprattutto il suo volto appare in tutta la sua modernità. Sappiamo della sua tragica fine ed oggi vediamo sul web i ragazzi che fanno cose al limite del suicidio quasi per sfidare loro stessi e sfidare una società che in qualche modo non li capisce. Ecco, in questo senso probabilmente la figura di James Dean, che è ancora moderna e in qualche modo anticipatoria, ha lanciato un messaggio che forse noi avremmo dovuto cogliere.